Benvenuto in Giardino Futuro, il primo e unico podcast dedicato al giardinaggio consapevole, che tutela l'ambiente e ogni forma di vita, senza ansie né sprechi, solo godimento e spensieratezza. Io sono Roberto Massai e dal 2006 aiuto persone e aziende a realizzare e gestire giardini naturali in modo intelligente e sostenibile, evitando l'uso di prodotti chimici e ottimizzando le risorse investite. Il mio fine è far aprire gli occhi alle persone, che siano proprietari di giardini o perfino giardinieri di professione. Anche in questo episodio tratterò di temi agricoli. In fondo il giardinaggio è una diretta conseguenza delle pratiche agricole. Immagino che trovi molti concetti un po' ripetitivi, ma sono fondamentali e comunque, come avrai notato, cambiano ogni volta le fonti di riferimento. Testi diversi, autori con provenienze e ambiti diversi, vissuti in epoche diverse che dicono più o meno la stessa cosa. Il nostro fare sta devastando la nostra casa e se non cambieremo in fretta le nostre abitudini, i nostri figli o nipoti rischieranno di non avere le nostre stesse sicurezze. Voglio dimostrarti che gran parte dello stile di vita che abbiamo e molte pratiche, anche nel giardinaggio, sono in parte radicate nell'immaginario comune, in parte pilotate da chi ha interessi correlati. Se il pesce puzza sempre dalla testa, allora questa è la puntata giusta per capire dove puntare il nostro sguardo e giudizio. Voglio infatti condividere con te e consigliarti la lettura del libro intitolato Seminare il futuro, di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, edizioni Slow Food, Giunti e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Solo l'introduzione di questo libro basterebbe per avere più chiarezza sulla nostra situazione attuale e le prospettive future che ci attendono. Da un breve articolo pubblicato nel 2019 su The Lancet emerge che il nostro pianeta non è più in grado di alimentare la popolazione con cibi sani. Come ti ribadisco ormai da tempo e appoggiandomi a varie fonti attendibili, stiamo vivendo l'era che è stata definita antropocene. Per la prima volta nella storia dell'umanità, l'uomo non solo non è più connesso e in sincronia con la natura, ma con il suo fare scellerato sta distruggendo ogni tipo di ecosistema e biodiversità. Il tema della produzione agricola è cruciale per capire meccanismi che regolano ormai le nostre vite. La popolazione urbana ha ormai superato quella rurale. Le città per sopravvivere hanno bisogno costantemente di essere rifornite dall'esterno, a cominciare dall'energia, il cibo o l'acqua e qualsiasi altra cosa. La città è un sistema che non produce ciò di cui ha bisogno. Questa grande richiesta ha spinto a sfruttare al massimo i terreni e per aumentare le rese sono stati investiti ingenti capitali in ricerca per ottenere sistemi sempre più performanti. Oltre ai concimi e agli antiparassitari, una grossa fetta di risorse sono state investite sulla filiera dei semi. È proprio di questo che tratta il libro Seminare il futuro. Gli autori sono due coniugi molto competenti e accreditati in ambito di ricerca e insegnamento delle pratiche agricole e genetica correlata. Dopo innumerevoli studi e ricerche condotte anche all'estero, in paesi dell'Africa e dell'Asia, sono giunti ai pareri contenuti nel loro libro. Il seme, dicono, è il punto di partenza e di arrivo, e se vogliamo garantire la possibilità di sfamare una popolazione in continuo aumento e sempre più pretenziosa, occorrerà orientarsi verso semi capaci di resistere alle alte temperature e alla siccità. L'acqua, infatti, diventerà un bene molto conteso in futuro,
dal momento che l'agricoltura ha bisogno del 70% dell'acqua dolce disponibile. L'agricoltura degli ultimi decenni, per rendere più produttivi i terreni, ha selezionato sempre meno varietà di specie e la monocultura è diventata padrona indiscussa dei moderni sistemi di produzione agricola. Come ho già accennato in episodi passati, all'epoca dei contadini e per millenni prima, i semi erano prodotti in loco, al massimo con scambi sul posto, e si verificavano sia ibridazioni spontanee sia fenomeni di adattamento ai vari contesti. Le culture con il tempo diventavano sempre più forti e resistenti, avevano sapori migliori e sostanze molto più nutrienti. Molto diversi da quelli di oggi, che sono selezionati in laboratorio e che per dare il meglio hanno bisogno di condizioni uniformate e trattamenti a calendario. Come fa un seme a dare il risultato sperato al nord come al sud, o in montagna come in pianura? I semi di oggi sono tutti commercializzati perché nel tempo è stata tolta ai coltivatori la possibilità di autoprodursi i propri semi. Avrai sentito parlare di F1. Questi semi ibridi, che promettono rese miracolose se concimati, irrigati, trattati come da manuale, non sono capaci di riprodursi. In pratica, la pianta generata da questa tipologia di semi produce frutti con semi incapaci di rigenerare la pianta madre a loro volta. Questo non è andare contro natura? Ti sarà capitato di acquistare frutti fuori stagione o nella grande distribuzione che non avevano alcun sapore? Pomodori che sanno di niente e pesche che sembra di mangiare il cartone. Lo sappiamo bene, la quantità è spesso a discapito della qualità. Se poi valuti il fatto che le monoculture come l'uniformità genetica rendono alla lunga queste culture incapaci di reagire agli attacchi di malattie e parassiti, ti rendi subito conto di quanto sia scontato poi intervenire con veleni e concimi pur di salvare il raccolto. Come ti ho detto più volte in altre occasioni, oggi si mangia tanto, ma male, e rischiamo di ammalarci gravemente senza neanche rendercene conto. Nel libro gli autori dicono che delle 7.000 varietà usate dall'uomo nella storia, il grosso dell'alimentazione mondiale odierna sarebbe affidata a solo una trentina di culture, sempre più vulnerabili ed esose. Oltre il 50% del mercato dei semi, e quindi del cibo, a livello globale, sembra essere nelle mani di poche grandi multinazionali, che guarda caso controllano pure quello dei concimi e dei pesticidi. Un mercato che vale miliardi di dollari. Ormai semi, cibo, petrolio hanno tutti la stessa valenza, beni necessari di largo consumo dei quali non puoi fare a meno. Quando un bene ha sempre un mercato, significa che non conoscerà mai crisi. Secondo gli autori, i cibi meno sono cari, più dannosi possono essere per la salute. Occorre agire alla base del problema, i semi, ridonando ai coltivatori la possibilità di produrli in autonomia. Nel libro si tratta anche degli OGM, ossia gli organismi geneticamente modificati, ma penso che passerò oltre, altrimenti non se ne esce più. Come ti ho detto, i cibi sono poco nutrienti, ma la pena saziano. Se non fanno male, di sicuro non sono benefici per la salute. Nella stragrande maggioranza si tratta di cibi e bevande spazzatura ad alto contenuto calorico ma basso valore nutritivo. In passato si dava per scontata la qualità del cibo e la preoccupazione era sulla quantità, perché lo spettro della fame era spesso presente. In molte zone del pianeta ancora oggi è così, ma nella stragrande maggioranza dei casi si dà per scontata la quantità senza pensare minimamente alla qualità.
In base a quanto indicato dalla FAO, le alimentazioni sostenibili dovrebbero essere a basso impatto ambientale ed energetico, per sostenere la sicurezza alimentare e nutrizionale da tramandare pure alle prossime generazioni. A un certo punto del libro si legge questa frase che a me è sembrata molto familiare. Per il futuro può essere utile fare un passo indietro e chiederci come siamo arrivati a tutto questo. Tutto è iniziato quando non bastava più ciò che veniva offerto spontaneamente dalla natura e l'uomo ha colto il frutto della conoscenza. Da quel momento ci siamo sempre più evoluti per sostituirci a meccanismi che regolavano tutto il creato in perfetto equilibrio. Avrei pensato alla storia di Adamo ed Eva. Invece mi riferisco alla scoperta dell'agricoltura e insieme l'allevamento di bestiame. È così che è iniziata l'era dell'antropocene. Sono 12.000 anni che siamo in cammino verso la nostra cacciata dall'Eden. Nella storia l'uomo ha sempre modellato e plasmato a suo uso e consumo l'ambiente che lo ospitava, ma lo aveva fatto con mezzi rudimentali e tempi dilatati, ai quali la natura sapeva porre rimedio. Con l'avvento delle macchine e poi della tecnologia, questo processo ha preso un'accelerazione improvvisa e impattante. Nel libro si rammenta spesso l'importanza di tutelare la biodiversità in quanto bene comune essenziale. Per mantenerla e tutelarla sarebbe necessario tornare a un sistema di coltivazione più circolare e meno lineare, come è invece quello fatto a monoculture e macchinari industriali. Questo è un concetto che batto spesso anche io riguardo al giardinaggio, perché il giardinaggio è molto affine all'agricoltura e assorbe ogni cattiva abitudine o falsa credenza. In natura, la diversità sopravvive meglio della monotonia. Infatti, permette di creare relazioni mutualistiche ed evita a qualsiasi parassita o malattia di proliferare e andare fuori controllo. C'è un passo nel libro, ti ricordo il titolo Seminare il futuro, che mi è molto piaciuto e che racchiude l'essenza di chi ha a che fare con la terra e gli esseri viventi. È riferito ai contadini, ma può essere traslato pari pari anche ai giardinieri e dice: il compito principale del contadino non era tanto solo il lavoro fisico, quanto decidere cosa fare, come e quando farlo. È questa la vera essenza del sapere. Anzi, a dire il vero, mancherebbe un'altra cosa: il perché. I contadini si tramandavano il sapere di generazione in generazione, e spesso solo in modo orale, utilizzando anche detti popolari e proverbi. I contadini poi avevano una grande conoscenza dei luoghi e questa, unita all'esperienza diretta, permetteva di testare e migliorarsi costantemente. Questo è un approccio che consiglio spesso pure in giardino. Il vero potere dei contadini risiedeva nelle conoscenze acquisite con una lunga esperienza. Una conoscenza strategica era fondamentale per la loro stessa sopravvivenza. Sicuramente fatta di errori, a volte pagati anche cari, pure con la fame. Perché non avere lo stesso sentimento anche in giardino, invece di rifarsi a modelli preconfezionati, che funzionano soltanto per il tempo di una foto da pubblicare? Meglio provare a prendere spunti ed ispirazioni dalla natura che circonda il tuo giardino, facendoli dialogare e minimizzando rischi e sprechi. Provare, testare, fare esperimenti è l'unico modo che hai per prendere confidenza e sicurezza in una materia così vasta e complessa come il giardinaggio. Anche la sventura dei semi è partita, come tante altre, sempre dalla stessa patria, gli Stati Uniti d'America, all'inizio del Novecento.
I contadini sono stati convinti con la promessa di rese superiori, che infatti si verificarono anche grazie all'uso di trattori e concimi chimici. Ma con i continui incroci tra semi arrivarono a selezionare ibridi che producevano tanto, ma che se riutilizzati davano rese bassissime. I contadini avevano ceduto il loro potere. Si erano trasformati da abili artigiani autonomi in grado di decidere e programmare in operai di se stessi sotto le industrie controllate dai poteri forti. Non erano più autonomi e il loro interesse a lungo termine era stato ormai sostituito con quello a breve termine. Qui in Italia questo processo fu avviato dopo la Seconda Guerra Mondiale con il Piano Marshall. Se tutti questi ragionamenti sull'agricoltura li riporti al mondo dei giardini, vedrai che le similitudini sono assai molte. Sementi, pesticidi, diserbi, macchinari, anche nei giardini hanno seguito un po' lo stesso iter. Anche se in questo caso la spinta emotiva è stata più che altro il desiderio di apparire e avere l'impossibile pure in tempi serratissimi. Quanto siamo stravaganti! Non riusciamo proprio ad essere contenti. Vogliamo sempre il meglio, tutto e subito, e non basta mai. Quanto è vero il detto «chi si accontenta gode»? Che non significa rimanere insoddisfatti, ma piuttosto saper vedere il bello delle cose, saper attendere i tempi necessari, evitare di mirare l'inarrivabile. È questo l'atteggiamento giusto per godere appieno del tuo giardino. Nel caso volessi coltivare degli ortaggi in modo biologico, cosa che ti consiglio vivamente di fare, sarebbe meglio ricercare semi e piantine di varietà antiche che non provengano da filiere industriali. Questo perché i semi selezionati per produrre in condizioni forzate, dove non manca né concimi né acqua, se coltivati in condizioni diverse produrranno sicuramente di meno e non come dovrebbero. Non avere alcun timore di abbandonare concimi e veleni dal tuo giardino, perché sono di recente introduzione. Neanche un secolo, a confronto di millenni in cui le coltivazioni erano ovunque biologiche. Per questo il biologico è più sostenibile. Ne abbiamo le prove storiche. I nostri antenati sono sopravvissuti tramandandoci terreni fertili da sfruttare. Peccato che adesso si stia esagerando e noi non potremo dire di aver fatto la stessa cosa con i nostri eredi. Addirittura nel libro si dice che in caso di siccità prolungata e scarsità di acqua, ipotesi più che plausibile per il futuro viste le previsioni, una coltivazione biologica se la caverebbe molto meglio di una convenzionale. Questo può valere ancora di più per i giardini. Diciamo che nei giardini è molto più semplice questa transizione, anche solo per il fatto che non si debba garantire una produzione o un reddito, ma solo il decoro, la vitalità delle piante e il risparmio di risorse importanti. Drizza bene le orecchie. In pratica è sufficiente scegliere le piante più adatte, disporle alle distanze giuste e metterle a dimora nel periodo migliore. Qualche cura nei primi anni e poi amen. Più semplice ed economico di così sa fare solo la natura. Ma a lei servono secoli. Anche nel libro intitolato Seminare il futuro emerge che l'uso di pesticidi alla lunga non fa che peggiorare la situazione, arrivando addirittura ad avvantaggiare le insidie che vogliamo combattere. Infatti capita spesso che con un trattamento i parassiti sviluppino resistenza, ma al tempo stesso siano stati sterminati anche tutti gli antagonisti, eliminando così in un solo colpo un equilibrio che esisteva da secoli. Morale della favola, i parassiti si ripresentano in modo ancora più incisivo e potresti essere costretto a impiegare altri prodotti più impattanti o dosi sempre più massicce in una rincorsa senza fine. Lo so che nel momento in cui le tue piante sono piene di pidocchi o con le foglie tutte smangiucchiate da chissà quali belve malvagie
È difficile rimanere senza far niente, calmi a vedere cosa succede. È per questo che cerco di trasmettere consapevolezza e condividere più libri e fonti possibili a riprova di quanto ti consiglio di fare, anzi, spesso di non fare. Se sei scettico, è più che comprensibile. In fondo, le novità hanno per nemici coloro che traggono profitti da vecchi schemi e difensori poco convinti tra coloro che ne trarrebbero vantaggio. Lo scetticismo porta gli uomini a non credere se prima non si sono visti i risultati. Ma non è questo il caso. Io, come tutti gli autori dei testi che ti consiglio di visionare, non tratto di novità rivoluzionarie, ma di metodi che sono ripresi dalla natura spontanea, che hanno fruttato per millenni e che tutto un tratto sono stati spazzati via dalla chimica e dalle macchine per soddisfare logiche di mercato capitalistiche e consumistiche. Voglio precisare che quando parlo di capitalismo e consumismo, oppure di comunismo, non mi riferisco mai ad alcun orientamento politico specifico. Per me esistono soltanto due schieramenti. Chi si sente superiore, onnipotente, padrone, sfruttatore di tutto ciò che è possibile trasformare in ricchezza da accumulare a discapito dei nostri stessi figli. E chi invece si sente parte di questo mondo, della natura che ci circonda e ci nutre e ne è affascinato, rispettoso e grato. Da che parte mi schieri io penso sia più che lampante. E tu da quale parte pensi di schierarti? Ricorda, dalla possibilità di scegliere deriva un risultato piuttosto che un altro, a cominciare dai semi. Se non puoi controllare semi, non controlli neanche ciò che mangi e alla fine neppure il tuo benessere o la tua salute. La migliore strategia tu possa adottare sempre è la diversità. A tavola come in giardino. Cosa ne pensi? Intanto che ci rifletti, ti rinnovo l'invito a entrare a far parte della tribù che farà la differenza nel giardinaggio dell'avvenire, accedendo al gruppo Facebook Giardino Futuro. Anche così potrai contribuire con il tuo pensiero, condividere la tua esperienza, sciogliere i dubbi e sperare in meglio, insieme ad altri che ambiscono ad un futuro migliore, a cominciare dal proprio giardino. Hai sentito bene, tribù, e non community, perché non si tratta del solito intrattenimento. Qui occorre agire, e in fretta. E la tribù è un gruppo con ideali comuni, ma con la volontà di agire. Ti do appuntamento alla prossima. Ciao!